Amore, novità in arrivo. Vediamo quali sono le novità in arrivo in amore. Utilizzerò i tarocchi Zen di Osho, utilizzerò i tarocchi del Transurfing e andiamo a vedere quali sono le novità in arrivo in amore. Quindi, novità in arrivo in amore. Vediamo. Quindi, quali sono le novità in amore? Quello che devi fare è scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. Buddha, piramide o stele? Vediamo le novità in arrivo in amore. Scegli o il Buddha o la piramide o la stele. Utilizzerò i tarocchi Zen di Osho e utilizzerò i tarocchi di Marsiglia e i tarocchi del Transurfing. Quindi devi eventualmente pensare a una persona, se c'è una persona che ti interessa, le carte sfruttano gli eventi sincronici ed è la sincronicità che diciamo che genera, come dire, il collegamento tra un evento e la carta stessa, no? La carta rappresenta un ponte, se vogliamo, un pontefice, un passaggio tra una situazione e l'altra. Quindi vediamo perché ho scelto il Buddha. Quindi la prima stesa è il Buddha. Ricordo che ci abbiamo Buddha, piramide o stele. Novità in arrivo in amore. Allora, iniziamo a usare i tarocchi Zen. I tarocchi Zen di Osho, novità in arrivo in amore, novità in arrivo in amore. Vediamo quindi novità in arrivo in amore. Utilizziamo i tarocchi Zen di Osho. Buddha, piramide o stele. Ricordo che adesso siamo il Buddha, poi avremo la piramide e poi avremo la stele. Buddha, piramide o stele. Quindi vediamo quali sono i tarocchi Zen di Osho. Cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho? Buddha, piramide o stele. Buddha, piramide o stele. I tarocchi Zen di Osho. Allora, adesso siamo sulla piramide. Allora, vediamo un po'. Allora, ti stai un po' bloccando in questo periodo, quindi per vivere l'amore bisogna avere il cuore aperto, bisogna aprirsi e d'altra parte probabilmente sei ingabbiato o ingabbiata in una situazione che non ti sta portando quello che vuoi, quindi è molto importante liberarsi e uscire fuori da questa situazione fondamentalmente. Possono accadere diversissime cose, quindi sicuramente ci saranno degli incontri inaspettati nella tua relazione, ci potranno essere o nella tua vita, diciamo, degli incontri inaspettati e anche incontri, diciamo, di rilevanza, come dire, di natura spirituale, quindi persone di rilievo, persone importanti. Quindi questo è fondamentale, ci sarà un completamento. E quindi è probabile che questa persona che incontrerai potrebbe essere un completamento, potrebbe anche essere la persona giusta. Quindi ci sono diverse ottime possibilità per chi ha scelto la prima stesa del Buddha. Vediamo di approfondire ancora utilizzando i tarocchi di Marsiglia che ci danno alcune indicazioni ancora ulteriori. Sui tarocchi di Marsiglia, vediamo ancora ulteriori indicazioni sui tarocchi di Marsiglia. Quindi vediamo un attimino sui tarocchi di Marsiglia cosa ci possono dire i tarocchi di Marsiglia. Allora, ricordo che sono tarocchi molto antichi, utilizzati da Carl Gustav Jung, che poi fece anche dei suoi tarocchi, e quindi questo è un qualcosa di importante. I tarocchi che utilizzava Jung ha anche creato una sua linea di tarocchi, ricordo Jung, grande psicanalista, padre della psicologia analitica. Allora, abbiamo il
il re di spade, le spade rappresentano un po' la trasgressione, quindi una relazione che ci dice avrà anche una componente trasgressiva, questo è sempre interessante, sempre importante, anche diciamo una componente trasgressiva che in qualche modo ci può dare dei vantaggi da questo punto di vista. Abbiamo anche questa componente trasgressiva per quanto riguarda i tarocchi di Marsiglia. E abbiamo anche una situazione legata al... abbiamo anche una situazione sempre legata alla trasgressione, il sette di spade. Quindi una relazione che ci sarà, che potrebbe magari partire come una relazione trasgressiva, magari una relazione senza importanza, ma che piano piano può manifestarsi e può diventare una relazione importante. Cerchiamo di capire anche cosa ci dicono, qualche altra informazione, cosa ci dicono i tarocchi del transurfing. Vediamo quali sono le circostanze, diciamo, dei tarocchi del transurfing. Cosa ci dicono i tarocchi del transurfing per avere informazioni ulteriori? Vediamo cosa ci dicono i tarocchi del transurfing. Abbiamo questa carta, che è una carta molto importante, l'unicità dell'anima, che ci porta, diciamo, delle situazioni, quindi vuol dire che questa relazione, questa persona con la quale stai interagendo, con la quale interagirai, è una persona, come potremmo dire, un'anima, magari non una fiamma gemella, però sicuramente un legame karmico. Quindi è interessante per questa stesa, la stesa dei tarocchi, che ci fa capire che la stesa del Buddha, i tarocchi ci fanno capire che ci sarà una situazione importante, ci sarà una situazione, diciamo, che partirà però come una relazione di poco conto, come una relazione trasgressiva. Molte situazioni che partono come relazioni trasgressive poi possono diventare importanti. In questo caso ci sarà anche un completamento. E passiamo dalla stesa del Buddha, facciamo entrare la stesa della piramide. Vediamo sulla stesa della piramide, quindi novità per te in amore. Sulla stesa della piramide vediamo le novità per te in amore. Nel frattempo iscrivetevi a tutti i canali, seguitemi su Instagram, YouTube, TikTok. Allora, qua ci sta dicendo che probabilmente stai proiettando delle cose, diciamo, che in realtà sono abbastanza negative, stai facendo delle proiezioni, cioè proietti, infatti viene un gravame, diciamo, questa incontrare delle persone, ma che non saranno le persone giuste. Saranno persone che graveranno su di te, in qualche modo interferiranno, non in maniera positiva, nella relazione, per cui dovresti in qualche modo sviluppare, diciamo, la capacità di discernere la crusca dal grano, la capacità di scartare le persone che hanno una valenza negativa, scartarle e tenerti soltanto persone che abbiano una valenza positiva. Quindi questo è importante che tu prendi in considerazione questa situazione. Quindi in questo caso, a differenza della stesa del Buddha, non è che sarà una relazione importante, anzi potrebbe essere una relazione non molto positiva. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Escono le coppe, il 6 di coppe, però al contrario, quindi in realtà anche qua non si tratta di amore, ma si tratta anche qua di una situazione che, diciamo, con l'amore di fatto ha poco a che fare, purtroppo ha poco a che fare. E continuano a uscire le coppe al contrario, il che significa che probabilmente
sei tu che sei coinvolta, ma questa persona è molto meno coinvolta di te, anzi, potremmo dire che probabilmente non è coinvolta per niente con te. E vediamo ancora cosa ci dicono i tarocchi del transurfing, che ricordo utilizzano proprio la sincronicità. Vediamo i tarocchi del transurfing cosa ci dicono. E il tema è sempre novità per te in amore, novità per te in amore da parte dei tarocchi del Transurfing, novità per te in amore da parte dei tarocchi del Transurfing. Ringrazio David, novità per te in amore da parte dei tarocchi del Transurfing. E vediamo cosa ci dicono. Vediamo cosa ci dicono, quindi quali sono le novità per te in amore. Allora, sì, vai alla ricerca della sicurezza, ma non è che riuscirai a trovare molta sicurezza. Questo è un altro fatto fondamentale. E dovresti concentrarti molto di più su te stesso, ecco, quindi dai più valore a te stesso, dai più valore a te stessa e troverai una situazione importante che ti potrà dare qualcosa di buono. Insomma, quindi in questo caso è fondamentale partire da se stessi. E veniamo alla stesa della stele, per chi ha scelto la stele, vediamo la scelta della stele, alla stesa della stele, per chi ha scelto la stele. Che cosa? Quali sono le novità in amore per te? Quali sono le novità in amore per te con la stesa della stele? Allora, partiamo subito con l'avventura. Quindi, in questo caso ci sarà una situazione, un'avventura. Quindi, probabilmente incontrerai una persona con la quale vivere una situazione avventurosa più che altro. Però che ti porterà una trasformazione, ti porterà un cambiamento, quindi potrebbe partire anche in questo caso come un'avventura e diventare una situazione importante. Parte come un divertimento comunque, quindi goditi questo divertimento, questa situazione, non dare peso, però ci potrebbero essere delle situazioni che poi possono evolversi in modo positivo. È in effetti una relazione che potrebbe acquisire la sua maturità, potrebbe acquisire il suo, diciamo, il suo perché fondamentalmente. E veniamo ancora sempre per quanto riguarda la stesa della stele, novità in amore per te, vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Novità per te in amore. Esatto, e arriva di nuovo il Cavaliere di Spade, quindi il Cavaliere di Spade indica sempre trasgressione, quindi relazione trasgressiva, che però poi abbiamo il 2 di coppe, che vuol dire che questa relazione trasgressiva si tramuterà o ha elevate probabilità di tramutarsi in una relazione che invece potrebbe essere una relazione stabile, una relazione che può portare, diciamo, ad amore, può portare anche a un coinvolgimento più profondo. Vediamo ancora per capire meglio con i tarocchi Zen di Osho cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho e vediamo un attimino cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Abbiamo sempre un po' di solitudine, quindi questa solitudine che potrà essere comunque in qualche modo superata e attraverso questo sostegno, tu potrai ottenere dei risultati anche importanti da questo punto di vista. C'è una risolutezza ad agire, ci sono possibilità di agire, possibilità d'azione, quindi diciamo in realtà ci sono buone possibilità tutto sommato di poter ottenere anche i giusti risultati. Insomma, le possibilità sono presenti. Bene, bene. Quindi direi che per questa stesa è tutto. Quindi tra le tre stese, sicuramente quella del Buddha è quella più
più consolidata. Le altre, la seconda stesa, quella della piramide, la relazione diciamo è una relazione negativa da scartare, e questa può partire, diciamo, in una modalità, come possiamo dire, può partire in una modalità trasgressiva e poi acquisire piano piano una sua consapevolezza, acquisire piano piano una sua forza, quindi da valutare nel momento. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Per questo video è tutto.